Venezia, siamo, non siamo in via Asiago, diciamolo subito, no. Baldini, ma siamo a Bologna. Bologna, siamo a Rai di Bologna. Pubblico di Bologna. Pensate, sono in 20, ma sembrano 200. Incredibile che fanno mila, un casino. Mila, incredibile. Pensate che siano prenotati in 80, ma noi abbiamo 20. Non si sa infatti. Come, perché c'è la fiera, sono tutti bloccati fuori, ma noi non li faremo più entrare, perché una volta che il programma inizia. Al cinema entra dopo. Non è che possono fare, quindi stanno tutti fuori incazzati neri, lo sai, sì, che sì. Non possono più entrare. Vabbè. Allora, caro Baldini, come buongiorno, ti bene, veniamo benissimo. Ora dalla mensa della Rai di Bologna. Si mangia bene, veramente. Diciamo. Io ho mangiato due piastrelle di lasagna, veramente meravigliosa, grazie, complimenti alla mensa della Rai di Bologna. Anche il maiale non era male. Sì, non l'ho mangiato, però l'hai mangiato tu, e Pozzi soprattutto. Abbiamo oggi avremo un ospite che arriverà tra non molto, e poi facciamo un applauso in contumacia, devo dire, non a un perché un applauso va, perché qui non si parla di un cantante, non si parla di un musicista, non si parla di un cantautore, ma si parla di un genio. Posso dirlo? Posso dirlo, perché è un genio, perché come scrive i testi, i testi, questo ragazzo che sarà qui, perché ancora è un ragazzo, ancora per pochi anni, perché anche lui ormai si sta avvicinando. Si sta avvicinando anche lui agli Anta o gli Enta, non so, poi glielo chiederemo. Parliamo di un genio, di un poeta, di un poeta. È il caso di dire poeta, signori, sarà con noi Samuele Bersani. Samuele Bersani. Samuele Bersani, che con i suoi decreti. Io ho avuto il piacere di conoscere. Io conobbi anni fa. Pensa, quando ancora ero un animale, avevo la coda. Sì, è vero. E a quei tempi lo incontrai a un semaforo, questa cosa non me la dimenticherò mai. Lui credo avesse una pandina bianca, ci trovammo al semaforo, io lo guardo e dico: ma tu sei Bersani? E lui mi fa: tu sei Fiorello, cosa fai stasera? Niente, non faccio niente. Io guarda, c'è uno spettacolo all'Acqua Fan di Riccione. All'epoca noi facevamo insomma, era un periodo di grande successo. Lo invitai e lui cantò. Mi ricordo Chicco e Spillo. Vi ricordate? Ah, Chicco e Spillo, Beh, ha avuto un periodo un po' di buio quando ha fatto quei decreti sulle privatizzazioni. Ma non è lui, ma pensa. Che battutona. Ero convinto. Gino Michele, prendilo. Michele, se puoi prendere come autore Baldini. Ragazzi, grazie, ecco. Grazie. Tra l'altro, cos'è? Battiato, ascolta Viva Radio 2, dichiara: anch'io ammiro molto Bersani, soprattutto perché non capisco nulla dei suoi testi, e questa è una dote che abbiamo in pochi. Questo è quanto afferma Franco Battiato. Sembra la banda della polizia, vai. La banda della polizia. Bello. Samuele Bersani si sta rivoltando nella panda che aveva. Erano i bersaglieri. No, era bello, era bello, perché mi è piaciuto. Ti ricordi il testo? Diceva: ciao ciao belle tettine. Faceva così la canzone. Quando arriverà Bersani, lui non lo sa ancora. Ma gli estorceremo praticamente un concerto, perché abbiamo pensato una cosa, abbiamo guardato le sue canzoni, abbiamo provato a cantarle io, cremonesi, non c'è verso. Le canzoni di Bersani vanno cantate da Bersani, esclusa Laura Pausini, che ha fatto una cover di un suo pezzo. Spacca, spara, spacca il cuore, bella, era bellissima. Sì, sì. E beh, stamattina le abbiamo provate tutte a farle, ci venivano malissimo. Devo dire che Cremonesi non faceva male Giudizio Universale. Fai l'inizio, solo l'inizio, dai. Senti. La devi cantare un pezzettino, Sentite come la fa. Ecco, sta arrivando il fotografo. Sentiamo. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Ok, grazie. Cremonesi? Prego, non ci richiede. Era la versione della Bovisa, però va bene, insomma. Sì, dai. Perché allora è la canta un po' così. Allora, signori, vi prego. E poi oggi non sentite che c'è un cantante quello. Sì, Samuele Bersani. Perché? Buono quello. Ma come buono quello? Non mi dirà che c'ha delle foto che lo riguardano. Le foto? Sì. Le foto? C'ho un calendario di Bersani.
Allora, tipo... c'è, no, due foto c'ho, sì, belle, che questa la una la vendo a chi, sì, una la vendo a come, sì, e una a quando. Perché? C'è Bersani, sì, nudo, sì, nudo totale, cioè, proprio... con una parrucca bionda, sì, che canta "Dai su sbattiamoci" di Renato Zero. Boh, mi sembra, senti, improbabile, devo, però, scappare, adesso perché? Devo scappare, dovete, devo andare scappare. Nell'attesa di Samuele Bersani, perché vogliamo sentire, certo, Eneo. Allora, attenzione, Samuele Bersani, no, è quasi arrivato. Ah, mi è arrivato la comunicazione, sì, che noi abbiamo, anzi, le abbiamo le agenzie che arrivano dalla Guardiola. Dalla portineria, esatto. È arrivato alla Guardiola, non l'hanno riconosciuto. E che ha fatto? Allora? Per farsi conoscere ha cantato tutta Spaccacuore. Sì. Ma i vigilanti, purtroppo, non hanno capito che si trattava di una canzone. Non... Certo, quando sarà qui, secondo me, ce ne dirà, immagino, di tutti ogni... i colori. Macchina sentito, allora, sicuro, vogliamo essere... Dicono che Bersani è già pronto. È già arrivato. È già pronto. Dice, sì, che c'è una stampella Bersani. Sì, che ha fatto? Si è fatto male, credo, una caviglia. Credo. Una caviglia? Sì, sì, sì. Facendo, sì, cosa, si sa? Radio, 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 radio.